Oggi è il giorno della commemorazione dei defunti. È una ricorrenza della Chiesa latina celebrata il 2 novembre di ogni anno, il giorno successivo alla solennità di tutti i santi. La ricorrenza è preceduta da un tempo di preparazione e preghiera in suffragio dei defunti della durata di 9 giorni, la cosiddetta novena dei morti. Benché molti lo considerano come un giorno festivo, la commemorazione dei defunti non è mai stata ufficialmente istituita come festività civile, ma a Fano si sono unificate le ricorrenze anche del 4 novembre, dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, e quindi la valenza di questo giorno è duplice, nel ricordo anche dei caduti di tutte le guerre, di chi ha sacrificato la propria vita per gli ideali di libertà e giustizia. Nel cimitero urbano stamattina alle 10.30, alla presenza delle autorità civili e militari, il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone, Cagli Pergola, ha celebrato la Santa Messa. Bene, è una giornata ormai stabilita di memoria dei caduti, quindi pensiamo ai tanti giovani nella prima e seconda guerra mondiale che hanno dato la vita in guerra, gente semplice, senza titoli accademici, che nemmeno forse sapevano per chi morivano, però in fondo la patria ha avuto bisogno di loro, purtroppo in una guerra. Forse oggi però ci aiuta a ricapire chi sono gli eroi di oggi, bisogna avere anche una lungimiranza, non basta ricordare il passato e dire ma oggi chi è l'eroe oggi? Quello che va in guerra, forse no, quelli che vanno nelle missioni di pace sono a pagamento. Oggi forse ricapire l'eroismo quotidiano del bene comune, della società civile, l'eroismo del lavoro, l'eroismo di chi investe nel lavoro, l'eroismo di chi crede proprio al bene di tutti. Forse dovremmo purificarci su questo davvero. Penso all'eroismo oggi negli ospedali. Parliamo sì degli ospedali, ma non ci scordiamo le persone che stanno dentro, ci scordiamo le famiglie che hanno malati terminali, ci scordiamo le famiglie che hanno una fatica enorme con i malati psicologici, l'eroismo di chi vive nelle comunità. Credo che sia giusto oggi andare oltre, se no viviamo solo di nostalgia e non di presente. Questo è pericolosissimo, creiamo i monumenti ma non li riconosciamo. Allora ognuno dovrebbe dire ma chi è l'eroe della mia vita oggi? Può essere mio padre, può essere mio nonno, può essere il defunto, può essere la persona onesta, può essere la persona che ci mette la grinta, cioè può essere la persona di buona creanza, la persona che non umilia l'altro. Credo che questo sia fondamentale a me, se no siamo solo dei nostalgici e non degli incarnati oggi. Tutto il creato vive in te. Le celebrazioni religiose si sono così affiancate a quelle civili, con la deposizione da parte delle autorità cittadine di corone d'alloro nei monumenti dedicati ai caduti. Per tutti, comunque, un giorno in cui ricordare, ripensare, onorare chi non è più con noi, ma comunque rimane parte di noi. E si fida nonostante tutto. Ma per noi è uguale, sapete.